Ciao 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 a tutti! Dunque, oggi parleremo di Ben Wynn e di Gino Votino 2.0. Iniziamo con il definire la band Wynn. Dunque, quest'ultima è una banda espressa in megabytes oppure in gigabytes ed è collegata alla blockchain. E si consuma a seconda di un intenso o meno intenso utilizzo nella piattaforma di Steemit. Quindi la dimensione di questa banda è dipendente dal quantitativo di steam power posseduto dall'utente. Quindi ogni utente ha una sua banda, che appunto è connessa all'utente e permette di compiere varie operazioni, quali per esempio il postare, il commentare, l'upvotare. E appunto perché dipende dallo steam power dell'utente, questa banda, a seconda che la blockchain venga ampliata o diminuita, potrà appunto variare. È una banda che varia appunto con la blockchain. Dunque, come ho detto prima, dipende dal quantitativo di steam power e quindi se viene effettuato un grandissimo utilizzo, ci si potrebbe trovare nella spiacevole situazione di essere impossibilitati a compiere le varie operazioni su Steemit e verrà restituito il messaggio broadcast error band with limit exceeded e quindi si dovrà purtroppo aspettare affinché appunto il sistema non venga sovraccaricato. È un appunto sistema un metodo che serve a scongiurare gli abusi, mantenere una certa proporzionalità di utilizzo e non farà appunto sovraccaricare il sistema stesso. Quindi se un utente purtroppo non possiede un buon numero oppure un numero discreto di steam power, sarà costretto ad aspettare un po' di tempo in modo tale che la situazione non ritorni alla normalità. Perché nel momento in cui questa banda arriverà allo 0%, questa banda si sarà esaurita e quindi si potrà avere la situazione in cui non si potrà più interagire su Steemit, quindi questo è il problema che ci si può trovare di fronte. Un modo per risolvere questo problema è appunto incrementare il numero di steam power, oppure attendere che questa percentuale man mano con il tempo risalga. Però una persona può anche pensare, come faccio io a sapere quanta banda ho ancora a disposizione. Potete controllare la vostra banda cliccando sul link che vi ho messo nel sottopancia e inserendo il vostro nickname di Steemit dopo il simbolo chiocciolina. Quindi avete tutte le informazioni adesso. Adesso volevo spendere un minuto ancora, o 2 minuti, per parlarvi di Gino Votino 2.0. Benissimo. Di recente abbiamo avuto la chiusura del servizio Streamian, no? E quindi i gestori di Steemit Post Italia si sono adoperati per trovare un'alternativa al funzionamento del voto automatico. Dunque, è stato creato un nuovo bot che si chiama appunto Gino Votino 2.0.
E in questi giorni è in corso la sperimentazione, per vedere il funzionamento e vedere insomma il suo funzionamento alternativo a Streamian. Questo servizio funziona in modo molto semplice. Bisogna compilare un form con il vostro username di Steemit e la vostra active key, sempre di Streamit. Dunque, dovete scrivere username e active key di Steemit e a questo punto potrete usufruire del voto automatico. Però questa procedura funziona in modo molto ben organizzato. Dunque, verranno chiamati 50 utenti alla volta, verranno ordinati in ordine alfabetico e dovranno essere utenti già iscritti al voto automatico precedentemente. Chi tuttora non è iscritto al voto automatico dovrà superare un test che viene proposto per coloro i quali appartengono alla sezione asilo. Se supererete questo test, avrete accesso ai servizi di Gino Votino 2.0. Inoltre sarete promossi alla sezione principale della piattaforma di Discord. Un'altra nota molto importante da ricordare è che l'amministratore, The Night Flyer, ha creato una nuova stanza. Questa stanza si chiama hashtag convocazioni inserimento lineetta bot auto e man mano in questa stanza si raccolgono gli utenti aventi il diritto a questo voto automatico di Gino Votino 2.0. Però molte persone non hanno ancora risposto a questo appello. Questo appello è stato messo appunto su Discord, però molte persone non hanno ancora approfittato di questo servizio, quindi vi invitiamo a contattare in privato il più presto possibile The Night Flyer, per velocizzare tutte queste operazioni e quindi l'inserimento e la possibilità di avere il voto automatico. Io vi ringrazio, vi saluto e buon fine settimana. Ciao ciao da Alessandra.